Bentornati sul mio canale, nuovo video dedicato alla skincare, al mondo della skincare che amiamo tanto. Oggi parliamo, come avete visto dal titolo, dei top 10 serie, top appunto, per l'inverno, perché in questa stagione, in questo momento, soprattutto quando adesso le temperature si sono un po' abbassate, la pelle ha bisogno di utilizzare, poi vedremo anche le creme ovviamente, dei sieri un po' più idratanti, un po' più nutrienti, con delle texture anche un po' più cremose e corpose. Allora, da dove partiamo? Li ho racchiusi qui, di alcuni ho trovato anche le scatoline che io tengo. Ebbene sì, maniaca anche in quello. Allora, partiamo da uno che non ha scatolina, che è questo, che non ha confezione perché lo trovate proprio così. Free. Allora, vi ho già parlato di questo siero e tra l'altro ho visto che avevo fatto un video circa un anno fa, più o meno la tipologia è questa, top sieri viso per questa stagione, mi sembra fosse quello il titolo, ve lo linko qui, quindi lo potete andare a vedere, non ci, cioè, ci sono sieri diversi rispetto a questi, quindi aggiungete alla lista questi e questi che adesso vi cito. Allora, sono bene o male tutti low cost? Sì, la maggior parte sì, quasi tutti. Allora, questo di Feel Free, appunto, ve ne ho già parlato, mi piace tantissimo, l'ho trovata all'OVS, ormai lo sapete, è biocertificato EcoCert. Mi piace perché ha una texture cremosa, sapete che io ho la pelle secca, una pelle comunque già un po' matura, e quindi per me è l'ideale questo tipo di siero, proprio come texture, e mi piace proprio tanto anche l'azione che esercita sulla mia pelle. È un siero, tra l'altro, come vi dicevo, low cost, ora non mi ricordo se costa 6,99, 7,99, non me lo ricordo, è made in Spagna, c'è proprio il sito feelfreebio.com. Lo trovate anche su Instagram, contiene acido ialuronico, ha un inci bello ricco di attivi, acido ialuronico, olio di melograno, olio di argan, quindi bello non grasso, perché comunque poi sulla pelle si asciuga bene, però si assorbe bene. È un siero sicuramente anti-età, quindi ok. Poi passiamo invece a un siero un po' più leggero, eccolo qua. Quindi ha una texture anche leggera, ma ve lo consiglio perché innanzitutto non se ne parla mai. Sto parlando di Bionova, è un brand di cui non si parla mai. È un peccato. Lo trovate alla Coop, no, alla Coop, all'Ipercoop forse, ma io l'ho trovato anche da un'altra parte. E ora devo fare mente locale perché girando spesso l'ho anche trovato in un posto, ma ora non ricordo. Questo è un siero viso, contorno occhi e labbra, tutto in uno. Consigliatissimo. Qui dice a chi è consigliato. Quando sul contorno occhi e labbra appaiono le prime rughe, i primi segni di stanchezza, quando serve un'azione d'urto sul viso. Ecco. Quindi con l'inverno, con il freddo, con il vento. È veramente un buon prodotto, quindi anche questo anti-età, melograno come in quello di Feel Free, vedete che poi ritorna, e olio di argan. Quindi più o meno gli attivi sono quelli. Vedete però che ha una texture leggera, quindi questo lo consiglio anche a una pelle, soprattutto a una pelle mista. Infatti questo lo utilizzo leggermente meno rispetto agli altri, però insomma lo utilizzo sempre volentieri anche sul contorno occhi, magari proprio come siero e poi come utilizzo ovviamente la crema contorno occhi. Vi farò il video anche delle creme contorno occhi e in particolar modo di alcune che sapete già anche voi di quale sto parlando, che sono le mie preferite del periodo. E quindi anche quello, questo è un prodotto assolutamente che vi consiglio ed è assolutamente low cost. Un altro prodotto low cost che ora trovate da Douglas o Douglas, anche in negozio, ma anche da Sephora online, però è arrivato da poco. È questo di The Ordinary, io sbaglio sempre, dico The Ordinary, The Ordinary, diciamolo giusto. E questo è un siero che mi piace tantissimo, è abbastanza, ce l'ho da poco, forse da metà dicembre.
Allora, questo contiene, sapete che The Ordinary, è un brand che fa parte di Decem e che contiene proprio gli attivi, quindi sono prodotti molto ben formulati, concentrati e quindi mi piace utilizzarli, aggiungerli quindi alla mia routine. Questo si chiama niacinamide, quindi è 10%, quindi c'è la percentuale, che è un'ottima percentuale, più zinco 1%. Di cosa si tratta? Questo è un siero anti-imperfezioni, e voi direte: tu non hai imperfezioni, vero? Ma è anche anti-macchie, per quello che l'ho acquistato. Quindi io a chi lo consiglio? Lo consiglio sicuramente anche a chi ha una pelle grassa, sia per la texture, ma soprattutto perché il niacinamide, okay, sembra uno scioglilingua, è indicato proprio per la pelle grassa perché riduce la produzione di sebo in eccesso, quindi è leggero e devo dire che lo sto utilizzando con molto piacere, nonostante appunto la texture estremamente leggera, però va ad agire dove voglio io e quindi insomma sulle discromie fondamentalmente, che ne ho sempre meno, ho sempre la pelle più luminosa, non so se lo notate anche voi, e è un periodo che ho una pelle strepitosa, veramente l'ho, cioè, sempre, voi direte, ma adesso non so, sto utilizzando proprio una combinazione di prodotti perfetta per me e non è detto che sia perfetta per voi, quindi vi farò poi la routine. Vi farò vedere quali prodotti utilizzo. Un altro low cost pazzesco che non avevo mai provato prima, se non forse tantissimi anni fa, ma io non credo. Comunque di dell'idea. Questo è il siero viso prime rughe e mi piace tanto. Questo l'ho comprato abbastanza di recente, l'avete visto forse nel video. Era questo, sì. Svuota la spesa Tigotà, quindi sì, è recentissimo. Io ce l'ho da 15 giorni, mi sembra. E anche qui non ci crederete, ma è un siero idratante anti-age e guardate cosa contiene: melograno, ma senza farla apposta, e vitis vinifera e quindi antimacchie, un po' come il siero di Caudalie. Questo mi piace tanto, i prodotti dell'Idea difficilmente mi hanno deluso, forse una crema contorno occhi mi aveva deluso anni fa, ma difficilmente, sto utilizzando anche il balsamo corpo strepitoso, e vitis appunto e melograno, bellissimo anche il pack, vogliamo dirlo, questo costa mi sembra 10,90, una bella texture cremosa. E da utilizzare mattino e sera, o se volete solo la sera. Io, ad esempio, i prodotti anti-età li utilizzo esclusivamente alla sera. Al mattino invece prediligo più prodotti idratanti e illuminanti che diano quindi radiosità alla pelle. Questo è un po' quello che desidero io e quello che faccio io. Poi, ovviamente, ognuno fa quello che vuole. E i prodotti anti-età, rassodanti, lifting li utilizzo prevalentemente alla sera. E mi piace veramente tanto, 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 tanto. Una bella, si assorbe comunque anche velocemente, una bella texture. È un prodotto di cui non posso dire niente se non che consigliarvelo. È un prodotto biocertificato, lo trovate da Tigotà e lo trovate anche ovviamente online su Ecoverde, su vari siti. E comunque, insomma, consigliatissimo e dell'idea. Mi piace sempre tanto. Poi, sempre stando su Tigotà, Natyr ormai la troviamo con facilità da Tigotà, per fortuna, è il brand altro mercato, quindi la troviamo nelle botteghe ecosolidali, altro mercato che io ho sempre frequentato molto volentieri e ho comprato anche dei vestiti e sono entrambi, ve ne parlo entrambi, allora uno lo utilizzo da diverso tempo e l'altro invece è recente, l'avete visto sempre nel video svuota la spesa Tigotà. Sono entrambi certificati Natural Cosmetics, il POU 12 mesi, sono 0% parabeni eccetera eccetera, vi faccio vedere e mi piace tanto questo marchio, mi piace davvero tanto. E ho già provato tante cose che mi sono piaciute, altre magari un po' meno, però mi piace.
Allora, il siero lifting, tanto una di voi mi ha scritto se ho notato dei miglioramenti anche sul collo, sul décolleté, perché questo è un siero lifting viso, collo e décolleté che illumina e distende con mango e papaya. Quindi abbandoniamo il melograno e l'argan, passiamo al mango e alla papaya. Questo è per le pelli più esigenti, quindi le pelli un po' âgée. Ha un'azione lifting, soprattutto la cosa che io assolutamente noto è la luminosità. Questo è un prodotto, è un siero che dà una luminosità alla pelle pazzesca, veramente. E mi piace tanto, e quindi cosa dirvi? Ne sono follemente innamorata. Questo è il pack, un po' come quello del Dea in vetro, e noi lo apprezziamo tanto. E anche quello di Feel Free, ora che ci penso, il vetro, sì, quindi vetro satinato. Cioè, guardiamole queste cose perché sono importanti. Ora, questo non credo che sia vetro, no? No, credo di no. E questi sono in vetro, infatti sono lo stesso pack, se notate. Quindi, insomma, utilizzano lo stesso pack. Beh, io ci faccio molto caso anche a questo, eh. E comunque anche Feel Free, dove è finito? Feel Free, eccolo qua, non ha pack esterno in cartone. Insomma, ci faccio caso sempre anche a questo. Allora, questo è un prodotto eccezionale. Costa, mi sembra, sui 12-14, non me lo ricordo mai con precisione, però vi lascio tutto qua sotto nell'info box. Leggete info box perché io vi lascio tutto, prezzi, link, tutto l'elenco di scusate, di nomi dei siri. Aiuto! Allora, questo siero potrei usare solo lui, per assurdo, perché forse è proprio il mio favorito tra questi. Poi ne ho altri che non vi cito, o perché vi ho già citato nell'altro video. Per fortuna faccio l'elenco prodotti in modo tale da poter vedere cosa vi ho, insomma, se ve ne ho già parlato o meno. Questo io noto subito che, l'ho messo qui, dona una radiosità alla pelle in un modo pazzesco, evidente. Veramente, questo lo dovete comprare tra tutti, è quello che dovete comprare per primo. Non è particolarmente pesante la texture, non so, qui è consigliata solo alle pelli esigenti. Sì, forse se avete una pelle molto molto mista, magari no. L'altro invece è un po' una new entry, però mi ha già conquistato. È un siero viso rassodante e compattante all'argan. E beh, dai, non facciamocelo mancare l'argan perché ci è molto amico e molto utile, e soprattutto in inverno viene utilizzato molto. E qui c'è sempre scritto tante cose, in tante informazioni utili, per quello che tengo anche i pack esterni, non sempre riesco a tenerli perché a volte mi dimentico e li butto. Però è veramente un ottimo prodotto anche lui. Questo è proprio specifico per le pelli mature, lo utilizzo da una quindicina di giorni, se non erro, ma credo di sì, cambiamo mano. Questo ha una texture sempre cremosa, ma leggermente più leggera, più fluida. Questo non significa che non idrati e non sia bello anche un po' nutriente, perché comunque contenendo l'argan. E mi piace tanto anche lui. Che rassodi e compatti la pelle, non l'ho ancora tanto notato. Sì, lo utilizzo più o meno da 15 giorni, però mi ci vuole forse un pochino di più di tempo per capirlo. Però, prime impressioni positive. Poi, due prodotti molto low cost sono questi due di Sien che ho acquistato grazie a la Eli, sempre lei, Elisabetta, la regina della Lidl. E la regina dei sieri Sien, la soprannomino così anche in questo momento. Allora, questo di Sien non ve ne ho ancora parlato, mi sembra, questo oro 1%, avevo trovato anche la scatolina che l'avevo tenuta. Questo è l'oro 1%, un siero antirughe effetto lifting gold, appunto. Forse vi avevo già fatto vedere l'inci, non mi ricordo. Se vi interessa, fate fermo immagine, ammesso che si veda. Non ho visto se si vede. Comunque, sapete che lo sto utilizzando con piacere insieme, cioè sotto, volevo dire, alla crema viso di Diego Dalla Palma e la crema contorno occhi, sempre quelli Gold Infusion, e
E allora, a volte utilizzo, vi dico proprio con precisione, non sempre, eh? Bello il pack, anche comunque carino, plastica, ok, però insomma per quello che costa. E invece l'altro in vetro. Allora, ne metto un po', tipo così, poi ho ancora qualche goccia del siero sempre Golden Fusion di Diego Dalla Palma che sto finendo e lo miscelo. Bello questo siero e poi metto la crema di Diego Dalla Palma e il crema perfetto, perfetto perché tutto è dedicato all'oro e anche questo mi piace. Ha una bella texture, quindi pelle mista e grassa no, perché è una texture abbastanza consistente, diciamo, e quindi forse quello no. L'altro invece è una novità, una new entry che ho trovato appunto da Lidl ed è eccezionale. Questo lo sto utilizzando, come vedete, di Sien, è il Cellular Beauty Serum. È proprio in crema, in vetro il pack, e il prodotto è in crema, è molto nutriente. E mi piace e quindi anche questo ve lo consiglio. Vi voglio far vedere tutte le texture, proprio bello, 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 bello. Poi mancano questi due. Allora, Jouer mi ha conquistato. È un siero che trovate in farmacia, concentrato antimacchia detox, pazzesco. Vedo che mi stanno finendo i minuti nella videocamera. Eccolo qua. Spero di parlarvene meglio e di farvelo vedere magari in azione in un video. È una texture più leggera, ma ha un'azione pazzesca. Questo da utilizzare esclusivamente di notte, la sera. E l'ultimo di cui vi volevo parlare, ve ne ho già parlato, è il siero effetto lifting di questa marca che mi aveva inviato DGNA, sì, di Milano. Ha un effetto lifting molto molto potente. Costicchia un po', ma spesso ci sono degli sconti sul sito e anche questo ve lo consiglio. Secondo me ha un bel effetto lifting, compattante, compatta il viso e lo illumina anche un po' grazie al colore della crema, del siero, della texture. Bene, spero quindi di avervi un po' incuriosito, interessato con questo nuovo video. Fatemi sapere le vostre impressioni. Un bacio grande, al prossimo video. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti.